Namaste, io sono Ace the Brave, bentornati all'ultimo episodio degli spacchettamenti e per ora delle sfide, le sfide arriveranno. Ho appena finito una sfida contro Antuke che probabilmente avrete visto ieri o l'altro ieri, qualcosa del genere, ma veniamo agli ultimi 40 pacchetti e vediamo un po' cosa troviamo di bello. Tra l'altro ho il volume del gioco leggermente alto rispetto al solito, spero che il video con Antuke non abbia troppo alto l'audio del gioco. Sfida molto molto interessante, vi consiglio di andarvela a vedere, la trovate tra gli ultimi video pubblicati, semplicemente potete andare sul mio canale e cercare Hearthstone e trovate tutto. Per adesso non ci sono novità, quindi vi fermo diciamo quando ci sono ovviamente novità particolari, carte che voglio raccontarvi, facendo una piccola riflessione su quello che è sulla sfida che c'è stata proprio con Antuke. Intanto la guardia dell'ira con Dorata è fantastica. Agente dei draghi, grido di battaglia ottiene più un attacco e provocazione se hai un drago in mano, più uno d'attacco, quindi diventano 2-4 con provocazione. Wow, al costo di 2 è fortissima questa carta. Vabbè, vi dicevo, la sfida con Antuke che ha utilizzato un mazzo che contiene proprio le carte di Gran Torneo mi ha fatto dire ok, è arrivato il momento di fare dei mazzi con i controcavoli, perché effettivamente c'è una cosa, è una cosa molto interessante, mi piacciono tantissimo queste carte nuove, c'è la possibilità veramente di fare dei mazzi tematici specifici molto molto interessanti. Mettere la mano dell'avversario un servitore casuale distrugge un servitore, mettere la, gli dà un servitore, è abbastanza strana una carta questa, però non potrebbe essere abbastanza carina come cosa, potrebbe essere utilizzata quando ad esempio lui c'ha un macello di carte, gli metti questa e gli incasini la vita praticamente. Andiamo di qua, babam, leggendaria. Le altre le abbiamo già viste. Ronin, che è la leggendaria del mago, 877, rantolo di morte, mettere nella tua mano 3 missili arcani, che vuol dire 9 danni praticamente, però è un rantolo di morte, cosa strana, in realtà non c'erano rantoli di morte fino adesso in Gran Torneo e questa è una delle poche. Ronin, molto molto interessante come carta, un sacco di missili arcani, quindi praticamente il turno dopo che muore avete 9 danni a caso su tutto quanto, che non è niente male come cosa da poter sfruttare. Vediamo un po' che altro abbiamo. Cura rapida, queste le abbiamo già viste. Il mandriano e il rascivo, sì, l'abbiamo visto. Ok, andiamo avanti così per adesso, niente di che. Abbiamo la nostra prima, in 10 pacchetti ho trovato una leggendaria, più o meno siamo leggermente avanti sulla curva, se non sbaglio c'è una leggendaria ogni 20 pacchetti se non erro. Ok, un'altra epica, la comune che è lì, andiamo avanti con un altro del Gran Torneo. Questo è i cavalli, l'urto, la sacca di ragni, che è una carta molto molto interessante, che tra l'altro viene fuori in... così vi posso anche descrivere un po' com'è l'ambientazione Rissa, questa nuova modalità che c'è, che praticamente ogni settimana c'ha una regola diversa. Ad esempio una settimana il mazzo che avevi era solo Tessitela, no scusate, non era solo solo Tessitela, è una sfida che abbiamo già visto. La regola che c'era era solo portali dimensionali, quindi praticamente pescavate un sacco di creature in continuazione, oppure un'altra sfida, un'altra regola strana era si parte con 10 di mana subito e non da uno, e quindi tu ti potevi fare un mazzo specifico per affrontare quella rissa, e appunto sarà a questo tema quello che cercherò di fare nella serie sulle risse, perché appunto c'è la possibilità di crearsi un mazzo ad esempio solo leggende, come appunto era quello dei 10 mana, e quindi vengono fuori delle cose più strane e divertenti possibili. Il cavaliere Murloc è una cosa molto molto interessante secondo me, una carta molto forte per appunto un mazzo Murloc. Un'altra epica, Riciclobot, ottiene +2/+2 quando un tuo robot muore, se sfruttata bene va molto molto forte quella carta. Queste ce le abbiamo già tutte. Ok,
siamo agli ultimi 20 pacchetti quasi. Vediamo un po' che cosa facciamo di bello. Bam! Spada Magiller, c'era, gole tentenici, eccetera, eccetera. Cominciano adesso a ripetersi sempre di più le carte, come potete vedere, a parte qualche leggendaria che alla fine. Alla fine ne ho trovato solo una doppia leggendaria finora. C'è un'altra epica che è il Mangia Magia, sostituisce il tuo potere eroico con quello d'avversario, quello che ci si scambia il potere. Vediamo un po' che cos'altro ci manca. Una rara dorata, il figlio delle ombre dorato. Anche il guardiano d'argento è molto molto interessante, perché 2-4 al secondo turno può essere molto molto interessante. E funziona, se avete visto gli altri episodi, se avete visto il mio Demon Lock, funziona più o meno come il... c'ha una possibilità di combo molto simile a quella che ho io adesso con il guardiano antico, che si può giocare subito ed è una 4-5, non può attaccare, però se si riesce a silenziarlo o a dargli provocazione diventa molto molto forte. Qui la stessa cosa, abbiamo una carta 2-4, però è ispirazione per attaccare, è molto molto interessante, diventa molto molto interessante come cosa. Ultimi 12 pacchetti, vediamo. Folgoratic, niente di che. Campionessa sacra, l'agente dei draghi l'abbiamo visto. Ah, un'altra cosa, ad esempio, che un altro dei possibili mazzi che possiamo creare insieme è ad esempio che ruoti proprio intorno a una carta, magari anche una carta che è sottovalutata tantissimo, non si sa mai. Vediamo. Per adesso si stanno ripetendo abbastanza. Il tagliaborse, appunto, è una di queste possibilità. Il fatto che magari è una carta che non riesco a capire, e allora magari ci faccio intorno un mazzo. Il quartier mastro è una carta molto interessante, appunto, funziona bene proprio col paladino. Vediamo, furtività, campione sacca, portalance, qua siamo più o meno sempre lì. Epica e rara dorata, ok. Ricercatore svitato, il gigante vulcanico. Andiamo avanti ancora. Per adesso siamo ancora lì. Abbiamo ultimi pacchetti. Bam! Leggendaria, Leviatano delle fiamme. Quando peschi questa carta infligge 2 danni a tutti gli altri personaggi. Che è una carta molto interessante, perché è una delle poche, credo ce ne siano 2 in tutto, e questa è l'unica che può essere giocata, mentre l'altra viene, è la bomba che va all'interno del mazzo dell'avversario. Questa ha un effetto quando si pesca la carta, e non ce ne sono tante, credo sia proprio l'unica che quando viene pescata, non quando viene giocata, non quando viene scartata eccetera, ma quando viene pescata, è una cosa che magari in seguito amplieranno anche di più, spero l'amplieranno, perché è un buon punto di... un buon punto insomma per andare avanti. E vediamo di aprire l'ultimo pacchetto Goblin, e lo chiudiamo con 2 armi pescate nella stessa cosa. E l'ultimo pacchetto, bam, del Gran Torneo, che ci dà qualcosa di interessante. Ci sta un totemista Tuskar, che abbiamo conosciuto appunto proprio nell'ultima sfida che abbiamo fatto contro Antuke. E abbiamo aperto i nostri 200 pacchetti. Quindi, risultato finale, come potete vedere qua sopra, alcune di queste carte le ho già viste, quindi non le vedete più, insomma, posso... Se io tengo premuto, se non sbaglio, il tasto, esatto, si disattivano, quindi vedete che scende un po' questo numerino, che non sono più nuove, diciamo, queste carte. E quindi possiamo vedere insomma tutta la collezione che ho, ve la posso mostrare anche nel frattempo che faccio questa cosa, così potete dare un'occhiata a tutte le carte che ho, prendere appunti insomma per la costruzione di possibili altre cose. Tra l'altro abbiamo più di 9 di sputafiamme, ma vedremo di sistemarle tra poco. Vediamo di la recluta Dalaran, molto interessante, la lancia di fuoco a me piace tantissimo. Ronin, giustamente.
che tra l'altro è molto potente e il mago non aveva delle in realtà come si chiamano, le leggendarie del mago sono comunque abbastanza forti. Ok, qua abbiamo versioni dorate anche. Ok, sì, Profeta Belen, giusto, c'era anche il sacerdote. Andiamo avanti di qua. Come vedete il numero sta scendendo. Qua si può fare con qualche tasto speciale? No. Alakir giocato proprio nello scorso episodio. Ok. Qui abbiamo un demone molto interessante che tra l'altro può essere evocato. È un altro di quei demoni che può essere evocato con la combinazione che avevamo del Demon Lock. Quindi potrebbe essere interessante, insomma, come possibile nuovo spunto. Andiamo avanti. Anche fare un mazzo che ruoti intorno a questa, pesca tre carte e mette sul campo di battaglia ogni servitore pescato. Fare un mazzo di servitori molto sui servitori e potrebbe essere una cosa molto interessante come spunto per spaccare un po' ancora. E come carte ovviamente generiche ci sono tantissime possibilità, insomma, ad esempio fare un mazzo che sia proprio antidemone, che potrebbe essere molto interessante, quello che torna nella sua mano, la gran cerimoniera, insomma, ce ne sono di tantissime entità. Vediamo un po' il destriero corazzato, vediamo questi. Ah, qua abbiamo possibilità anche di dividerle per cosa, molto interessante questo. Di dividerle per ciascuna delle espansioni. Come potete vedere adesso appunto c'è base classica e ricompensa, Naxxramas, Goblin, Massiccio e Gran Torneo. Quindi hanno fatto uscire un'avventura, un'espansione e un'avventura, un'espansione come ordine. Quindi vuol dire che la prossima probabilmente sarà un'altra avventura. E ci sarà relativa ovviamente serie specifica sul canale. Vediamo un po', abbiamo questo, abbiamo questo, abbiamo Sneed tra l'altro trovato come carta generica abbastanza recentemente, l'ho trovato Sneed, sì, che giustamente è una leggendaria di Goblin contro Gnomi, ma è generica. Ok, abbiamo sistemato la cosa. Quindi se adesso vado a vedere ad esempio le carte ricompensa, come vedete l'unica carta ricompensa esistente è il vecchio Occhio Buio, come avevamo visto. Se vado sotto Naxxramas mi mostra tutte le carte di Naxxramas, così potete vedere per ciascuna. Vedete che alla fine c'è un'unica carta per ciascuno delle classi, mentre ce ne sono un pochino più di queste. Per quanto riguarda Goblin contro Gnomi, vedete che ce ne sono un po' di più per ciascuna. Ce ne sono circa 8, 10, 11, 11, qua ce ne sono 9, qua ce ne sono 9, altre 9, altre 10. E generiche sono un po' di più. 8 sole per il guerriero, che in realtà sono anche di meno, in realtà, perché c'erano anche le alternative. Almeno di quelle che ho, insomma. Per quanto riguarda il mazzo del Gran Torneo, queste sono tutte le carte che ho trovato finora. Quindi 8 carte di qua, 7 carte qui, 8 carte. Ve le mostro tutte velocemente, solo quelle, insomma, della nuova espansione. Così potete mettere in pausa se volete darci un'occhiata con calma. E si finisce qua. Possiamo vedere anche la possibile creazione, che è un'altra cosa interessante. Se io vado sotto creazione mi fa vedere le carte che non ho. Quindi ci manca Aviana, che è la leggendaria del druido,
Ci manca il pronto al tiro. Quando lanci una magia in questo turno, metti nella tua mano una carta casuale del Da quando è iniziato Superstar Saga, wow, grazie Link 300, ti cito direttamente nel video che sto registrando adesso, perché Superstar Saga è tipo la mia seconda serie sul canale, no, comunque è la mia prima famosa serie sul canale, il primo canale, quindi mi segue da 4-5 anni. Quando lanci una magia in questo turno, metti nella tua mano una carta casuale del cacciatore. Beh, niente male. Abbiamo ovviamente Magma Scaglia. Mettiamo le cose in chiaro, acida lingua e la spalla. Ah, ecco perché ci sono due leggendari, perché sono fratelli praticamente. Acida lingua e magma scaglia. Non so esattamente da dove saltino fuori, cioè saltano fuori sempre da World of Warcraft, però non so nella precisione da dove saltino fuori. Qua abbiamo una detonazione arcana, un drago di Ibernia che ci mancano, qua abbiamo l'ingresso del Colosseo che ci manca, spirito d'ombra, l'espiatrice Paletress. Ispirazione evoca un servitore leggendario e casuale. Mamma mia. Però non è tanto forte come carta resistente. Anubarak, c'è anche Anubarak adesso come carta. Torna nella tua mano e evoca un Nerubiano 4-4. È immortale, è come... Ah, è del ladro. Quindi ha senso. Però è una specie di Re dei Lich. No, scusate, no, dei Re dei Lich di... come si chiama? Di Kel'Thuzad. In versione un po' più debole, il martello frangolante. Il tuo potere eroe diventa infligge 2 danni. Per lo sciamano, interessante. L'evoca nebbie abbiamo anche. Grido di battaglia +1/+1 a tutti i servitori nella tua mano e nel tuo mazzo. Fico! Quindi questo qua dà un bonus addirittura alle roba che deve essere ancora giocata. Qua ci abbiamo quasi tutto. Qua ci manca un'altra arma che è la protettrice del re. Ottiene +1 se controlli, +1 di integrità se controlli il servitore con provocazione. Molto buona per il mazzo guerriero. Quindi con Vryn può essere molto molto interessante. Ci mancano ancora un bel po' di carte anche qua, ma non troppe come avete potuto vedere. Tra l'altro abbiamo anche Urlo Gelido. Carica non può attaccare gli eroi. Non può attaccare gli eroi. Ah, quindi può andare solo contro le creature. Interessante, contro i servitori. Abbiamo delle carte da disincantare. Facendo il conto, abbiamo aperto 1000 carte, di cui 15, 169, 169 più sono 769, 773. Quindi praticamente più di tre quarti li avevo già, in realtà, quindi non è un... Si dice una novità, insomma, solo per quanto riguarda quella che era la nuova edizione. Mi ha fatto molto molto piacere. Comunque, grazie ancora Gianluca per il fantastico regalo. E appunto ti sto ringraziando con questi video. Spero di poterne fare altri. Cominciamo a disingattare. C'è un lag estremo, immagino, per il disingatto. E siamo a 8630, il che vuol dire che possiamo eventualmente craftare qualcosa di particolare. Non crafterò niente io nello specifico, perché magari voglio creare un mazzo e dopo non ho più la cosa necessaria per poterlo fare. Probabilmente crafterò qualche carta in più per quanto riguarda qualche leggendario sicuramente. Facendo il conto, con 8600, se ogni carta costa 1600, 1600, 3200, 3200, 6400, 6400, beh, 8000. Possiamo craftare 5 leggendarie se voglio. Che non è niente male come cosa. Però lo decideremo con la creazione dei mazzi e le prossime sfide, eccetera, eccetera, eccetera. Grazie ancora della visione. Io, come al solito, sono Ace Brave. Vi invito a mettere un mi piace, come ha fatto il personaggino che c'è là in sovraimpressione, di cui forse in futuro vedrete qualcosina in più. E non preoccupatevi per questo. Ci vediamo al prossimo episodio. Namaste, Be Brave.